E adesso passiamo ad un prodotto nuovo per me, che è il primer occhi di Revolution, trovato nel calendario dell'avvento. Lo proviamo, vediamo di finire in bellezza. Speriamo, sì. Sì, sembra autosettarsi anche questo, come era quello di Idris. Io ho necessità di mettere il primer occhi perché ho la palpebra oleosa, quindi per una maggiore durata degli ombretti preferisco metterlo sempre, ecco. E finalmente arriviamo alla palette. Ci arriviamo? Quindi, come detto, è questa di Revolution. Sono tutti opachi, tutti. E quando l'ho acquistata, veramente non me ne ero accorta, però mi erano piaciuti troppo i colori, che sono questi. Vado ad utilizzare, penso, questo colore, questo qui. Allora, i colori non hanno nomi, hanno numeri che sono dietro. Eccoli. Quindi vi mostrerò il colore. Anche degli altri vi mostro il colore, cambia nulla. Questo qui. Senza colore di transizione, così lo passiamo dopo il colore di transizione per sfumare. Ho intenzione di utilizzare questo colore qui. Ho interessante. Molto interessante. Allora, la scrivanza
è ottima, scrivono subito, non fanno macchia, si mescolano bene tra loro i colori, non fanno fallout, e in cialda neanche, pochissimo, inesistente quasi. Ora io arriverò alla tempia perché il senso della misura non ce l'ho. E poi correggiamo. Allora, adesso vorrei utilizzare questo giallo. E non si vede, si vede? Ora vediamo se si vede. Sì, si vede, dai. Poco. Pensavo si vedesse di più. Vediamo. Stratifichiamo. Per intensificare utilizzo questo colore nell'angolo esterno dell'occhio, ma proprio una puntina. Una puntina? Ma la vediamo? Sì, la vediamo. Allora, lo scuro fa un po' di fallout. Qua, tutto qua è arrivato il fallout. E adesso per colore di transizione, che strano metterlo alla fine. Sì, ma io sono così. Boh, credo di utilizzare questo forse. Questo qui. Al colore di transizione preso dalla paletta degli ombretti, utilizzo anche la cipria. Intanto correggiamo, correggiamo. Allora, per ottenere scrivenza dal giallo bisogna, dal giallo chiaro che abbiamo messo all'interno dell'occhio, bisogna stratificarlo varie volte. Eyeliner? Non lo so se è il caso, l'eyeliner. Non questo sicuramente.
C'è presente quando tu dici io questa cosa non la devo fare? E poi la fai lo stesso, non si capisce per quale motivo la fai. Ecco, la fai così perché decidi di farla, di farti del male. Il mascara è quello di Kiko. E non è finita qui, no, non è finita qui, perché vogliamo fare ancora più danno. Questo è The Essence. I love extreme, The Essence. Solamente nella parte finale. Ce l'hai presente quando non trovi le cose? Eccolo, eccolo qui. No, vabbè. Qui, guardiamo. Nella parte finale per fare danno, per fare danno, perché quest'occhio, le ciglia di quest'occhio sono un po' indomabili, quindi già che sono venute così è tanto. E dai, alla fine volevo provare la palette. Quindi se il trucco è venuto una merda, la palette è buona. Tanti colori, bei colori, scriventi non fanno macchia, si mescolano bene tra loro, si sfumano bene tra loro, si possono stratificare. Allora proviamo a correggere tutte le minchiatine che ho fatto adesso, cominciando da qui. Questa è quella più grande. Ok, questo video è stato di una giornata, proprio la sensazione io è che è stato di una giornata. Se vi è piaciuto lasciate un like. Oggi non me li sciolgo i capelli, vi prego, vi lascio così, perché un altro trauma non ce la faccio a sostenerlo. Quindi se vi è piaciuto il video, lasciate un like, se vi va iscrivetevi al canale, noi ci vediamo domenica prossima alle 13:30. Non me li sciolgo, abbiate pietà di me, non me li sciolgo i capelli. Ci vediamo al prossimo video.